No, ragazzi, cioè anche oggi la stessa storia della scorsa volta. Io non ce la faccio più, io me ne vado, ciao, basta. Ragazzuole e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale. Ebbene sì, ragazzi, oggi è sabato, quindi vi porto un video veramente molto interessante. O meglio, in realtà, vi dico la verità, ho molta paura. Perché, come sapete, 3 settimane fa vi ho pubblicato appunto un video inerente alla reaction alle vostre note scolastiche e ho visto che come video vi è piaciuto davvero tantissimo. E quindi oggi sono qua per riproporvelo. Però io ovviamente spero che, a differenza della scorsa volta, oggi andrò a leggere delle cose un po' meno strane e un po' meno particolari. Anche se, conoscendovi, so già che finirà nella stessa maniera, se non probabilmente anche peggio. Chi lo sa? Io lo so, perché è così! Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, prima di cominciare con il video lasciate subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi perché è il supporto più grande che potete darmi, quindi mi raccomando, fatelo, non mi costa niente. E in più, ragazzi, vi ricordo che se volete partecipare anche voi al mio prossimo video speciale, proprio come quello di oggi, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories. Perché appunto da un giorno all'altro vi andrò a pubblicare una storia dove vi comunico che sto per andare a registrare un video speciale e che quindi ho bisogno del vostro aiuto. Quindi se volete partecipare, seguitemi su Instagram. E inoltre, se volete giocare con me o vedermi giocare o volete semplicemente salutarmi, vi aspetto in live tutti i giorni dalle 17 in poi sul mio canale Twitch. Trovate i link dei miei social tutti quanti qui sotto in descrizione. Ora però, ragazzi, basta parlare, basta chiacchierare, che qua abbiamo da visionare delle note scolastiche incredibili! Ora però, ragazzi, una bella preghiera insieme e nella speranza che le note di oggi saranno diverse dalla scorsa volta. Io, ragazzoli belli, vi auguro una buona visione. Iniziamo con la prima nota scolastica di oggi. Allora, uno dei primissimi giorni di superiori, un mio compagno di classe mi tirò il diario dritto sui denti, rompendomene uno. Ma questo è stronforte. Ha avuto un giorno di sospensione. Ma i professori, non contenti, decisero di sospendere anche me perché, secondo loro, avevo istigato. Spoiler, ero per i cazzi miei a non fare nulla. Cioè, io mi sarei incazzata come una iena. Allora, uno, un giorno di sospensione, di che? Qua ci vuole almeno un mese di sospensione, di mortacci sua. Punto numero due, cioè, sto diario com'era fatto? Era una mattonella quella per costruire tipo i tetti spioventi al nord, cioè, perché non si spiega. Se gli ero da tirato sui denti, cioè, mi dispiace che te l'abbia rotto, spero che in qualche modo hai risolto, perché, cioè, deve essere stato anche un dolore abbastanza forte. Però poi il professore che, capito, cioè, come si permette il professore a dire «E ha istigato il compagno», ma facciamo finta che tu hai istigato il tuo compagno, no? Ipotizziamo. Lo giustifica nel tirarmi un diario e spaccarmi un dente? No! Quindi, allora, bro, ascoltami un attimo. Io non so se tu vai ancora a scuola o meno, ma se vai ancora a scuola, lanciagli la sedia dentro e spacchi il proprio cranio. No, sto scherzando. Era uno scherzo, ragazzi. Ovviamente parliamo di GTA 5. Tranquilli, nulla di strano. Comunque, tutte e due, sia il tuo compagno anche il professore. Cioè, vaffanculo. Spero comunque che hai risolto e che stai bene. Mi dispiace. Una nota scolastica un po' particolare, un po' anche triste. Vabbè, succede nella vita. Passiamo alla prossima. Una volta ho preso una nota e sono stato anche sospeso per aver lanciato un banco fuori dalla finestra con tanto di borsellino del mio amico sopra. Ragazzi, ma voi ce l'avete per vizio? Cioè, io non ce la faccio più con voi. E lanciate le sedie, lanciate le scrivanie, lanciate gli occhiali, lanciate gli astucci, lanciate le gomme. Non lo so, cosa lancerete prossimamente? Cioè, ragazzi, io non... È normale che ti ha sospeso e ti ha fatto la nota. Cioè, scusami, cosa pretendevi? Hai lanciato una finestra, dalla finestra, un Cristo Dio, un banco enorme. Ma come ma perché? Cioè, ma perché, ragazzi? Cioè, è una roba gravissima. Cioè, immaginate che sotto passa qualcuno e voi lo steccate diretto con il banco. Cioè, ma questo, ragazzi, è un atto vandalico estremo. Questo è tentato omicidio. Io non vi conosco. Io non vi conosco, ragazzi. Io passo al prossimo perché, guarda, andiamo al prossimo. L'alunno cerca siti un po' sporcaccioni sui computer della didattica. Sono stato sospeso. Ovvio! Ma dai! No, bro! Hai appena scoperto l'acqua calda e l'acqua fredda! Ma tu pensa che andare a cercare delle cose un po' particolari nei computer della scuola non comporta una sospensione? Ma guarda, ma assolutamente sì! Che ti aspettavi, mortacci tua? Ma poi... Cioè, nel senso, perché? Avevi intenzione di divertirti con azioni di falegnameria? O era solamente per così, tanto per?
Non lo so, e forse la risposta non la voglio neanche sapere, perché vi ricordo che per me la galera è sempre fuori dalla porta, quindi meglio sorvolare. Vabbè, sospensione più che giusta in realtà. Bella nota, nota abbastanza normale in realtà, quindi passiamo alla prossima. L'alunno sale sopra il banco togliendosi la maglietta e facendo dei versi volgari durante l'interrogazione del compagno. Perché? Cioè, ma io dico, ma come vi viene in mente di fare una roba del genere? Cioè, io non ce la faccio a leggere questi messaggi, perché io fatico a credere ogni tanto a dei messaggi. Cioè, per quale? Ma poi i versi di che? Cos'è fatto? Tipo, cos'è fatto? Tipo, go, ho fatto versi strani? Non lo so, non lo voglio neanche sapere. Cioè, nota e basta, ti ha anche sospeso. Secondo me ti avrà anche sospeso, oddio. Forse no? Boh, spero per te di no, ma in realtà te lo meritavi, mortacci tua. Anche qua, nota scolastica più che giusta, più che dovuta. Passiamo al prossimo. La nota più assurda e imbarazzante che ho preso è stata di 2 anni fa. L'alunno tocca in maniera persistente il seno delle proprie compagne. Che cazzo dici? Quello che la professoressa non sa è che sono gay e felicemente fidanzato. Ah, pure, quindi cos'è, una tecnica di rimorchio? Fammi capire. Le mie amiche compagne mi stavano obbligando a farmi piacere le poppe palpeggiandole quando a me non piacciono. Ora, la domanda che mi sorge spontanea è la seguente. Sei stato obbligato? Oppure è una tecnica che utilizzano alcuni ragazzi che dicono, sai, mi piacciono i maschi, quindi posso stare qua in questa stanza e vedere la mia amica tranquillamente cambiarsi, denudarsi e quant'altro. E questa è una tecnica, diciamo, con... capito? 2 coltelli differenti, non so come spiegarvelo. Cioè, nel senso... Però la cosa da mettere letteralmente in carcere. Cos'è? Obbligato di che? Obbligato di cosa? Voi se raga ci credete? Io non ci credo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi credete a questa cosa o meno. Nel senso che se era veramente secondo voi un obbligo o se era una tecnica. Secondo me era una tecnica. Però, oh, mai dire mai. Nel senso, questa per il momento è la nota più bella di oggi. Anche più che giusta che te la sei beccata. Cioè, che cazzo aspettavi, mortacci tua? Io non commento qua robe di palpeggiare. Guarda, lasciamo stare e passiamo alla prossima, perché mi sento male solo al pensiero. Grazie. L'alunna tira una sedia in aria alla semplice vista di un'ape. Oh mio Dio! Io mi immagino, tipo, senti tipo il ronzio dell'ape che passa e tu dici tipo, oh cazzo, ma c'è un'ape! Ti alzi, prendi la sedia, la sbatti in aria per prendere l'ape. Perché? Dimmi una valida motivazione di questa tua azione. Perché? Allora, in realtà lo posso capire. So che ci sono molte persone che in realtà hanno veramente tanta paura, tipo degli insetti, delle cose che volano e delle api. Io in primis ho veramente tanta paura delle api e delle vespe, ragazzi, mi mettono un terrore assurdo. Ma questo perché? Vi spiego un motivo. Io ho vissuto tipo in Umbria, in una casa in campagna con mia madre, per tipo 4 anni, se non sbaglio, forse anche 5, non mi ricordo di preciso. Ovviamente in campagna, raga, è pieno di insetti, di qualsiasi genere, ma le api soprattutto ce n'erano veramente a profusione. Una volta ero andata a pranzo per andare appunto a mangiare con mia madre, e mi sono seduta sulla sedia e c'era letteralmente un'ape, probabilmente che stava tipo per morire, catapultata, quindi con la pancia in su e il pungiglione in su, e io mi sono seduta di culo. Non vi sto neanche a dire come la mia coscia della parte di sotto, come sia diventata, quanto pianto e quanto bestemmiato. Quindi sì, capisco la tua azione di prendere la sedia e sbalzarla verso l'ape. Capisco anch'io, mi fanno paura anche a me, mi danno fastidio, quindi hai fatto bene. Poi vabbè, poi dicono povere api, per carità, dico anch'io povere api, però... ma se non fai nulla non ti fanno male. Sì, io sto così, guarda. Così, tranquilla, vai sulla mia faccia, fai quello che vuoi di me. No, non funziona così, ok? Non funziona così. E non fate iperbelisti. Grazie! Eravamo a ginnastica e mentre giocavamo a basket mi arriva la palla in faccia, che detta così... vabbè, scusami, tenevi la palla da basket, ovviamente. Non pensiamo sempre male, raga, ok? E tiro una bestemmia. Nota, l'alunna durante lo svolgimento della pratica basket bestemmia perché le viene tirata la palla in faccia. Quindi vabbè, nel senso, mi arriva una pallonata in faccia che mi fa male. Mica può capitare anche a me di tirare una cosa, un insulto, una bestemmia, quel che sia.
Giustamente di Becky l'ha nota tu, che hai soltanto, perché hai bestemmiato, però hai subito e il tuo compagno che ti ha tirato la pallonata in faccia non si becca niente. Ma non l'ho fatta apposta. Anch'io non l'ho fatta apposta di lanciarti fuori dalla finestra, va bene? Sarà il mio prossimo obiettivo. Mi raccomando, non farlo, ok? È tutto uno scherzo, tutto un prank. Non fate caso a quello che dico, ragazzi. Tranquilli. Comunque, vabbè, nota in realtà forse è giusta, perché comunque le bestemmie in pubblico sono sbagliate, però mortacci loro, potevano fare la nota anche a lui. Vabbè, passiamo al prossimo. L'alunno è stato ripreso dopo aver tirato un astuccio al suo compagno di banco durante la lezione di matematica. Ma perché? Ragazzi, io ve lo giuro, voi ce l'avete con sta roba. Io ogni volta che leggo le vostre note, lanciate le sedie, lanciate i banchi della scuola, lanciate gli astucci, lanciate le gomme, lanciate le matite, lanciate le penne. Oh! Oggi pure il diario, con quello che gli ha rotto il dente col diario. Che boh, non so che cacchio di diario c'ha. Il diario della mattonella di Osiride, porco zio. Io non vi conosco comunque, siete veramente violenti. Ragazzi, dovete vivere la vita con più tranquillità e con più pace interiore, ok? Non lanciare le cose alle altre persone, ok? Mi raccomando. Tanto lo farete lo stesso, perché figuratevi se non lo fate lo stesso, mortacci vostra. Prossima nota. Allora, l'alunna viene sorpresa a fare atti legati alla natura sessuale. Mi stavo sgingillando. Io non ce la posso fare con voi. Io non ce la posso fare con voi. No. Cioè io raga, veramente io non so più cosa dire. Mi ha pure specificato mi stavo sgingillando, come se non l'avessi capito. Sporcacciona che non sei altro, eh. Sei una sporcacciona, ok? Vabbè. Non, cioè, nota più che meritata. Che ti aspettavi che il professore, la professoressa diceva: oddio, venga con me signorina, che facciamo queste cose insieme. No, ovviamente no. Anche perché lì era anche peggio la situazione. Va bene così. Passiamo alla prossima nota. L'alunno urla durante l'ora di storia: sono Hulk e ti metterò una casa nel culo. Va bene, dai, ciao ragazzi, ciao. Alla prossima. Al prossimo video! Questa ovviamente è una nota palesemente inventata, perché se hai fatto una roba del genere hai un problema! No! Basta ragazzi, finiamo qua oggi con le note. Ma me ne lavo le mani, basta! Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io non so davvero cosa dire o cosa aggiungere, perché ogni settimana, ogni episodio del mio video speciale peggiora sempre di più e leggo delle cose davvero super imbarazzanti su di voi, che io dico, però non è possibile. Cioè, oggi abbiamo detto delle robe assurde, come sempre, ovviamente gente che lancia robe dalla finestra, diari in faccia, quello che fa finta di, non lo so, va a palpeggiare le poppe alle compagne, insomma... Oggi ne abbiamo lette troppe e questo video deve terminare qua, per il mio bene, ma anche per il bene di chi guarda questo video. È stato un video molto divertente, questo ovviamente non lo posso negare, perché mi fate sempre divertire, quindi spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, ragazzoni, mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e fatemi sapere anche voi ragazzi qui sotto nei commenti qualche video, diciamo qualche tipologia di video che potrei portare qua sul mio canale, inerente ovviamente a qualcosa di nuovo, magari un format nuovo che possa essere sempre magari qualche reaction o qualsiasi altra cosa. Datemi qualche consiglio anche voi qui sotto nei commenti. Inoltre ragazzi, se volete partecipare anche voi al mio prossimo video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e trovate il link qui sotto in descrizione. Rimanete sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro vi comunicherò che appunto andrò a registrare un video speciale e che quindi ho bisogno del vostro aiuto, quindi seguitemi. Ora però ragazzoni, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate, perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti ragazzi! E ricordate sempre che ogni sera vi osservo! Ah!